Per primi. La favola di oggi è la favola dell'uovo di cioccolato. Beh, sapete, non sempre è così allegro, ogni tanto può anche essere un po' triste. Andiamo a ascoltare questa favola. Uova di cioccolato. Si apre uno sportello e uno spicchio di luce fa capolino. Mamma Luisa prende il barattolo dello zucchero. Nel frattempo, dietro le spezie, si sente un debole vocino. Ehi, ehi, siamo qui, ma vi siete dimenticati di noi? In un grosso barattolo di vetro, le schegge di cioccolato delle uova di Pasqua si sentono dimenticati e cercano di farsi sentire. Lo sportello della credenza però si richiude e torna al buio. Tra profumi di origano, pepe e chiodi di garofano, il cioccolato nel barattolo si sente inutile. Lo zucchero, che con il suo contenitore panciuto è in una posizione privilegiata, si prende a cuore la situazione e dice ai suoi compagni di credenza: «Il cioccolato ha ragione nel non sentirsi considerato. Pensate che prima è stato sciolto, poi steso in una conca a formare le uova, ne hanno utilizzato le loro pance per nascondervi i regali, li hanno incartati con tulle frusciante e infine sono stati arricchiti con grandi nastri colorati. Erano meravigliose quando sono uscite dalla fabbrica e i bambini erano così felici di riceverli in dono. Li hanno osservati con gli occhi brillanti, avete visto anche voi, vero? E poi li hanno scossi, hanno strappato la loro carta lucente senza neanche osservare le loro finiture minuziose e con un colpo secco li hanno frantumati. Sì, li hanno fatti a pezzettini per un solo obiettivo, avere le loro sorprese. E a questo punto hanno abbandonato i cocci rotti senza rimorso e sono tornati a giocare». Il cioccolato al che aggiunge: «Dobbiamo fare qualcosa, siamo il cibo degli dèi, non vogliamo né possiamo rimanere chiusi in un barattolo, invecchiare qui dentro, ma chi l'avrebbe mai pensato? In fabbrica siamo cresciuti sentendoci ripetere che eravamo così buoni, così belli, così profumati». E tutti i cocci di cioccolato a quelle parole scoppiarono in un fragoroso pianto. Lo zucchero capisce bene la delusione del cioccolato ed escogita un piano. La mattina seguente, come ogni mattina, Luisa prende lo zucchero e lo mette al centro del tavolo per addolcire il latte dei suoi bambini. E quando tutti si alzano, finita la colazione, lui quatto quatto ne approfitta e corre sulla libreria della cucina. Lì, Luisa custodisce tutti i suoi libri di ricette. Zucchero vede subito il libro «Dolce al cioccolato», lo afferra e lo lascia cadere a terra, aperto sulla pagina «Torta al cioccolato». Poi, come se niente fosse, ritorna sul tavolo e si riposiziona nel medesimo posto. Dopo poco, Luisa torna a mettere in ordine la cucina e vede il libro a terra e subito pensa: «Oggi a merenda faccio una sorpresa ai ragazzi». Apre la credenza, prende i cocci di cioccolato, li scioglie con amore a bagnomaria e comincia ad impastarli con gli altri ingredienti. I ragazzi a merenda sono felicissimi e Andrea, il più piccolo, dice: «Mamma, ma che buona questa merenda, dove l'hai comprata?» La mamma risponde: «Tesoro, è fatto con le uova di Pasqua». «Davvero?» risponde il bambino. «Ma le uova sono così buone, e io che ho sempre chiesto l'uovo per la sorpresa». Così la mamma prende il barattolo con le restanti scaglie, lo mette a centro tavolo e tutti i bambini ne assaggiano un pezzettino. «Wow!» dice Chiara, «ma è pazzesco, anche quello bianco!» Da lì in poi, ogni Pasqua, i bambini chiesero le uova, ma per gustarne il cioccolato e non più per la sorpresa. Ed il barattolo del cioccolato non mancò più sulle loro tavole per ogni fine pasto. Avete ascoltato, ragazzi, questa favola? Adesso andremo a fare la torta che mamma Luisa ha fatto ai suoi bambini. Ma come ho fatto? Sono andata a spiare tra i libri di mamma Luisa e ho trovato questa ricetta. Tuffiamoci tra gli ingredienti. Dai, venite con me. Allacciate i grembiulini, mettetevi il cappello e io sono pronto a presentarvi gli ingredienti. Per fare questa torta brownies necessitiamo di 200 grammi di uova, pezzi di cioccolato, anche misti, fondente, al latte, a bianco, come volete. 120 g di farina. 150 g di zucchero. 150 g di burro. 20 g di cacao. 3 uova. 3 g di lievito per dolci. La prima cosa che andiamo a fare, prendiamo queste scaglie di cioccolato, gli avanzi del cioccolato che avete a casa, bianco, fondente, quale volete, lo andiamo a rompere in piccole scagliette e lo andiamo a fare in un contenitore che sia adeguato per il bagnomaria.
ragazzi, dimenticavo, bagnomaria non è un bagno, è un tipo di cottura. Una pentola sotto di acqua calda e un contenitore sopra che non la tocca direttamente, ma pian piano fonde il suo contenuto. Con questo cioccolato andiamo ad aggiungere il burro, tutto, e facciamo sciogliere a bagnomaria burro e cioccolato. Guardate, basta metterlo acqua molto calda, contenitore qua sopra, ogni tanto mescoliamo e il gioco è fatto. Intanto che tutto si scioglie, prendiamo le tre uova e andiamole a rompere in una ciotola capiente. Qua e qua. Aggiungiamo lo zucchero, tutto. Ecco. E adesso, frusta elettrica. Iniziamo così per non fare un gran casino nella vostra cucina. E poi pian piano andiamo ad attaccare. Ci aiuterà un sacco, non ci fa far fatica. Andiamo, velocissimi. Non abbiate fretta, il composto deve diventare denso e spumoso. Ancora un po'. Ed una volta bello spumoso, come per magia, arrivò il cioccolato e il burro fuso a meraviglia. Sì, fantastico! Adesso non mi rimane che andare a prendere il guanto, perché brucia, era la bagnomaria, e andare a versarlo pian piano, pian piano qua dentro, sempre mescolando, proviamoci. Sto andando bene secondo voi? Voi vedete di lì? E io non vedo, Ma dimmi cosa fai se non lo sai. Se non ci provi mai non lo saprai. Tu buttati dai conta fino a Per questa operazione fate gridare dai vostri genitori. A loro gli date questo che è caldo. E voi continuate con la busta elettrica. Siamo ragazzi, adesso abbiamo solo più un'operazione da fare: unire farina, lievito e cacao e pian piano con un colino andare a mettere all'interno. Siete pronti? Cacao insieme alla farina, lievito dentro la farina. Adesso miscegliamolo un po' così. Beh, se fate cadere un po', pazienza, ragazzi, capita, puliamo poi. E una volta che la polvere è miscelata, prendiamo questo e andiamo a versarlo al suo interno. Così. E adesso con una mano procediamo di qua. E con l'altra, man mano, vedete che col colino sto andando a toccare, che scenda piano piano. Che polverone che sto alzando! Le sta andando un po' dentro? E adesso, velocissimo, riparte! Ecco qua, fatto. Adesso, battiamole bene, in modo da non sprecarne. Quanto cioccolato! Quanto buono! E adesso non ci rimane che metterlo in una teglia precedentemente imburrata ed infarinata. È morbidoso, si allarga da solo. Deve essere uno strato abbastanza sottile. E una volta messo nella teglia, non ci resta che andarlo ad infornare. 180 gradi per 25 minuti. Io intanto continuo a pulire bene la paletta.
Ragazzi, ormai sono passati 20 minuti e la nostra torta brownie è pronta. Andiamo solo ad aggiungere un pochino di zucchero in superficie, davvero pochissimo. Eccoci qua. È proprio come quella di mamma Luisa. È proprio come quella di mamma Luisa. Quella che abbiamo sentito nella fiaba. Guardate che bella. È un misto tra una torta e un brownies. Potete tagliarla a cubotti oppure potete tagliarla a fette e godervela. Sicuramente, però, questa Pasqua, ricordatevi di una cosa, che il cioccolato è molto più importante della sorpresa, perché quello, il cioccolato, è la vera sorpresa. Buona Pasqua a tutti, anche da noi e dalle nostre favole. E alla prossima favola. Ciao!